Lì c'è già una vita. Facile. Ecco qua. Allora, non so perché mi aspettavo. Non capisco se questo è il riflesso o sotto c'è qualcos'altro. No, credo sia il riflesso. Un po' vago, però. Io intanto. Ecco qua. Questo. Consiglio, è possibile raccogliere alcuni oggetti camminandoci verso di loro premendo il tasto quadrato. Ah, ok. Non è vero che ci devo camminare, basta colpirlo. C'è solo... Ecco, esatto, un po' troppo buio e avevo il riflesso della luce in faccia e non vedevo dove dovevo proseguire. Allora, quello è il bambino blu. Quindi già lo togliamo di mezzo. Ok, poi qua non mi sembra ci sia... Ah, lì c'è il bambino rosso, tra l'altro, e mi sembra di aver visto... Esatto, serve l'atomo per arrivare là sopra, anche se, ripeto, in tutti questi anni non ho mai capito... Cioè, capisco il trampolino, capisco il... come posso dirlo? La pedana per andare più veloce, ma il trampolino... l'atomo qua, no... Non l'ho mai compreso. Allora, qua ci sono due cose per andare veloci. Noi non ci arrampichiamo perché siamo furbi. Allora, dove posso proseguire? Cioè, posso salire qua almeno? No, non qui. Però aspetta, dall'altro lato c'era le scale, esatto. Ecco, qua saliamo e prendiamo tutti quanti i barattoli. Addio. Dunque. Allora, ho già visto questo. Posso lasciarlo giù? Perfetto. E il bambino verde. Fermati lì tu. Non dormire mai quando c'è un mostro vicino. Ecco qua. Dunque, la scatola, questa qui. Prendila, bravo. Posso saltare? Sì, ma giusto leggero. Sì, non serve a nulla saltare con questo in mano. Allora, dicevamo, la scatola con la stella va qua. Perfetto. La scatola con la luna va qui. Anche se devo metterla dritta. Vieni di qua. Ah, perché è l'altra luna, colpa mia. Ed infine la scatola con la vera luna là in mezzo. Ecco qua. No, che fa? Posso anche lanciarle le cose, quindi? Perfetto. E si è aperta la tomba. Dunque. Siamo a... 2 su 8, perfetto. Quindi qua mi servono gli altri due cubotti. Vediamo se li troviamo qui. Anche se queste zone buie non si vede veramente. Cioè, io non ci vedo una sega. Non so voi, io ci vedo abbastanza scuro. Ma è anche perché c'ho il riflesso della luce in faccia, e quindi faccio un attimo anche fatica a vedere tutta sta zona qui. Se fosse che Sally magari si arrampica. Va bene, Sally. Ecco qui, vediamo. Consiglio del giorno: afferra la sporgenza sopra di te e spostati ondeggiando fino all'altra parte. D'accordo. E allora, madonna mia quanto lento. Allora, facevo prima a saltare di qua fra un po'. Ecco qua. Va bene, piano piano ci arriviamo. Non ti agitare, Sally. Ecco qua. Siamo già in arancione comunque. E altre 2 monete. Ok. Calmo. Non cadere, per favore. Siamo a 4 monete. Prendi questo e andiamo di sotto la telecamera.
questo penso sia indifferente dove vada, però mettiamolo nella sua giusta posizione, ovvero dove l'abbiamo trovato, lo mettiamo. Dicevo, dove l'abbiamo trovato, lo mettiamo. Ecco qua. Ed appare il bambino arancione. Ecco qua. Con questo siamo a 3 o a 4? Mi sa che questo è il terzo. Sì, perfetto. Ok, quindi se ne appare un altro adesso, dopo si aprirà la porta e troveremo il quinto. Spero, credo. Allora, lì intanto ci sono gli alieni. Ecco fatto. Gli alieni per fortuna non sono difficili da tirare giù, a differenza di Metal Slug. Questo come mai è così sbrilluccicoso? Ecco qua. Piano piano. Vediamo se riesco a fare il lancio. A che distanza più che altro, voglio vedere. Dalla porta fino a lì. Non ci arriva. Ecco fatto. Ora, bambino appare. E porta, si apre? No, probabilmente dopo che avremo spaventato il bambino. Triangolo? Strano. Neanche un triangolo sto giro. E la porta si aprì. Perfetto, allora aspetta. C'era qualcosa dietro di me, no? Addio al serpente. Allora, lì c'è quello rosso, quindi prima di... Calmo. Ecco fatto, dicevo. Prima di andare da lui, dobbiamo fullarci tutto il counter fino al rosso. Vabbè, io posso girarlo facendo così, scusami. Ecco qua. Questo, vediamo, mettendolo qui. Ah, disattiverà. No? Vabbè, quello lì è rosso e facciamo... Meno fatica a fare l'arancione, quindi prima... No, speravo ti aggrappassi. Dicevo, prima facciamo lui. Oh, cacchio! Dicevo. Ecco qua la medaglia e... Bambino rosso con i bonghi. Siccome non mi va di rifarmi tutto il pezzo per rientrare qua nella tomba, il bambino arancione ce lo lasciamo per la prossima volta. Ecco qua. Bene. Sì. Ultima zona da fare, la piramide. Molto musica da giostra di Gardaland questa, eh? Allora, aspetta, questo me lo ricordo che gira. Dunque, prima di fare qualsiasi cosa, andiamo a prendere tutti gli oggetti che già riusciamo. Bambino giallo, lì c'è un altro atomo. Qui c'è una pedana che ci fa arrivare là sopra, perfetto. Quindi qua al momento mi sa che è impossibile interagire. Di là non si fa niente. Di qua. Ecco, fatto addio lo scorpione. E no, mi sa che... Ma quanto poco stiamo prendendo, scusami. Anche prima non avevamo preso una rossa, avevamo un cicchettino. Comunque, mi sa che in questa zona possiamo fare nient'altro, vero? Possiamo vedere solamente cosa c'è là in fondo e basta. Vabbè, niente. Prendiamo l'ultimo barattolo. Ecco qua. Ecco fatto. Consiglio del giorno? Le super impennate ti consentiranno di volare e raggiungere nuovi posti. Grazie. Se solo fossero disponibili adesso. Nuovi posti del tipo quale? Tipo là sopra? Dove ci sono 4 vite? Devi far proprio schifo per aver bisogno di così tante vite. Allora, aspetta. Proviamo il bottone prima.
Ok, ha semplicemente girato, ma non sappiamo per qua. Ah, aspetta! Vuoi vedere che ogni giro è un'entrata diversa della... della... come si chiama? Della piramide? Vieni qua, Dio mio, mi ha slanciato. Allora, potrebbe essere, come ho appena detto, e ogni volta dobbiamo raggiungere l'uscita. Sì, anche perché sennò non vedo come altro potremmo proseguire. Allora. Ehi. Ecco qua. No. Intanto lì c'è il cadavere del robottino. Io però devo riuscire a prendere questo. No. Ma sono uscito, ma che palle. Ecco qua, a posto. E usciamo dalla piramide. Ora. Quindi abbiamo fatto il serpente. Andiamo dallo scarabeo. Ecco qua. Che penso che alla fine... Ah, hai capito lo scarabeo. C'ha i sassi che... cadono. Però pensavo si sarebbe riformato, sincero. Aia. Ecco qua. Allora, siccome non so... No, e che palle! Che culo. Dicevo, non so di preciso il pattern di caduta dei sassi. Io vado a tentativi. Ok, questo è arancione, quindi non possiamo farci nulla. Vediamo se riusciamo ad arrivare al rosso prima. Acqua. Se riusciamo ad arrivare al rosso, già torniamo al primo e facciamo anche quello lì rosso che abbiamo visto prima. Aspettiamo. Ecco qua. Ah, a posto. Forse, esatto. Dicevo, forse ce la facciamo ad arrivare al rosso. Dipende quanti e quali altri barattoli troviamo. Calmo. Ecco qua. Allora, quindi abbiamo l'arancione dello scarabeo da fare e il rosso dell'onda e del serpente da prendere. Quindi andiamo nell'occhio che prima l'abbiamo missato e vediamo se ci arriviamo. In teoria dovremmo... palle di fuoco. In teoria dovremmo arrivarci. In pratica, vediamo. Ecco qua. Dovrebbe essere il terzo. No, è il secondo, perfetto. Qui no. Sai che mi sa che perdiamo una vita? Se continuo a fare le cose sbagliate così, mi sa di sì. Allora, dicevo, questo è verde. Calmo. Calmi, calmi. Allora, aspetta. Moneta. Ecco qua. E moneta. Siamo a 9 monete addirittura. Però una sappiamo che è bloccata perché dobbiamo usare la rampa per poterla prendere. E mi sa che... sai che mi sa che non ci arriviamo? Mi mancano ancora dei barattoli qui, eh. Ah, giusto, aspetta, c'era... Ah, ho capito. C'era questo qua. Perfetto, quindi... Quelli rossi li devi per forza di cose fare dopo. Ecco qua. Facile. E con questo siamo a 4. Ed infine... Lo scarabeo era l'altro che c'era l'arancione. No, era questo, perfetto. No, dove vai? Ecco qua. Sperando che non ci arrivi un sasso in testa. Non cadere. Ecco qua. Andata. Il sasso alla fine mi ha un po' destabilizzato. La porta si è riaperta, ma prima di uscire dobbiamo fare un'altra cosa.
prima ci prendiamo tutti i barattoli che sono disponibili. Ecco qua. E un'altra vita ottenuta. Così la prossima volta, quando torniamo, ce li abbiamo già tutti pronti. Ottimo lavoro, ragazzi. Vi siete guadagnati il diritto di usare le frecce turbo sparse in tutta l'isola dello spavento. Utilizzatele con cautela. Ecco appunto. Con molta cautela. Buona fortuna. Grazie. E ora l'inseguimento nel deserto. Dobbiamo raccoglierne 100, perfetto. 2, 1, via. Ok, già andata malissimo. Ho dato ancora di nuovo per scontato del doppio salto. Me l'ero già dimenticata sta cosa. Mi ricordo che c'era un livello in cui ne dovevi missare il meno possibile. Vista! Dov'è? Eccolo qua. Beh, levati. Tra l'altro sto livello mi ha sempre un po' ricordato quello di Mario 64 del deserto. Ecco, piano. Purtroppo credo che ce la possiamo fare anche se prendessimo la rampa, però meglio andare sul sicuro e prenderne il più possibile subito. Ottimo. Siamo arrivati a 100. Non abbiamo più problemi ora. Calmo. Pazzo. Vabbè, proprio il finale era full pieno di monete, quindi... Sì. Sei piuttosto di quanto pensassi. Hai voglia. Promettete bene, ragazzi, ma ci vuole altro per diventare una super squadra spaventi. I campi di addestramento artici sono oltre questo cancello. Insieme alle dure sfide che dovrete affrontare sull'isola. Continuate così, ci vediamo alla consegna del diploma. Grazie, signor Waterloose.